abbiamo la macchina ben alzata. Come va l'aereo? Come sono preso le mie cose? La colazione? Anzi, mi sono contenuto. Stronzo. Allora, siamo a 2000 metri. Siamo a metà del nostro percorso. Subito lui è andato a pisciare a segnare il territorio. Ci sono 18 gradi, sembra di essere in primavera. C'è freddo. Vabbè, un po' di venticello. Ma quella cosa è importante. Quale? L'hai vista? Ma questa è tutta la neve che troveremo sull'Etna. Siamo nella nostra super baita 7 stelle, sì. Sintonizzati. E stasera andiamo a Rapa Nui. Wow! Non lo so. Non c'è un filo di neve. Vabbè. Un video, noi ci mettiamo in posa. Allora Sara, fatti fare una foto bella. In pratica siamo venuti qua per il compleanno di Lara, che fa il 2 febbraio, vecchia 40 anni, e ora domani andiamo con la macchina là sopra al Rifugio Sapienza. Siamo andati sopra quei crateri, quelle cose là. Dovevamo trovare neve, ci siamo comprati tutta l'attrezzatura, non c'è un cazzo, sono 18 gradi e siamo in pratica la baita nostra è tra, quando la discesa in pratica si è separata dalla lava, ha salvato sta... Siamo salvi, insomma. Sì, sì, sì. Che faccia di minchia. Aspetta, sì. Ci facciamo per il ridere, che figa. Apri, apri. Che bello. Allora siamo dentro la nostra baita. Taci, sto facendo un video. È bellissimo, sai, dai, ti aspettiamo, riprenditi. Ma non è un video per Sara, è una cosa mia. Bagno con vasca che userò. Cari, ho letto due bagni con vasca. Dove l'altro? Ecco. Ora usciamo fuori. E poi siamo a vedere come si sciogliere da questa vasca. Dove è finita dentro? Ma un po' sì. Silvia diceva che gli pigliava bene. Ripetilo. Questo è il palo della luce quando è arrivata la lava. Ho 1600 metri. L'Etna è lì. Nord. Non siamo qui. Non c'è proprio neve. Qualche filazzo. Ah, ecco, la forza. Aspetta, fatemi la foto col culo di fuori. Ce la fai più girare, ti capisco.
ci stiamo addentrando in questa casa spettrale. Ancora resti di sangue fresco. E soprattutto una sorta di rituale con l'arma del delitto appena fresca. Che cazzo? Vabbè, quando lo dici. Ciao ragazzi, siamo al culmine di Baita, a Cumayo. Vi saluto a tutti. Che schifo, Grito, papà, di quelle cagate. Ma sei stato tu, Silvia? Tra l'altro un'altra loffa e poi esplodiamo. Che cazzo è successo? Mettiamoci qua fuori, che ti prendi, va. Signora, ti prendi. Vabbè, vedi tu, non ne capisci tu di queste cose. Buon Natale. Mica, ma quanto mi disturba la cosa che non c'è? Lo spiegaccio.
Ora vengo. Benvenuti al primo documentario di Cuciniamo con Nelly alle pendici dell'Etna. Ci può osservare, spiegare cosa sta facendo? Del bacon? Sull'Etna. Alle pendici. A 1500 centigradi. Credo non c'è, ci sarà una temperatura di 8 gradi. Io ho visto 8 gradi? Sì. Si è sentito prima lo sparo per Sant'Agata, forse. Non si sentono neanche le volte. Prima c'era la mangia della volta. Ti parlava. Che urlava. Ok, non penso si dica urlare. Cantava, urlava. No, è un termine diverso. Sì, la volta come fa? Reader. Cinque. Sto mettendo tre volte. Sì. Però per essere pensi, va, i per mezzanotte ce l'avevamo a mangiare. Allora, finalmente 43. Sì. Anni. Vabbè, dai, manca la candela. Allora, sei pronto? No, ancora no. Ci siamo. È il momento. Felicissimo. Siete pronti per l'applauso e la canzone? Vai, suca, soffia. Vai, tantino, Luca. Vai, tanti auguri, Happy birthday. Ma quando se ne è? Impazzito. Iperattivo. Frenetico. Le mutande, via. E ancora, che fude. Ah, amara pazza di quella bella. Vediamo se siete qualcosa. Attenzione, attenzione. Una palla. Niente, non ci concede.
sono un po' freddo. Siamo a 3000 metri. Ciao! Come puoi vedere c'è la neve ovunque. Vi aspettiamo pomeriggio. Dai raga, venite! A dopo! Stiamo scendendo da cratere, ci sono evidenti problemi dietro. Sì. Diretta. Thank you.
lo sa così. Ho detto lo stivale. Che senso? Quella non è la solita che abbiamo fatto. Silenzio, il silenzio. Come in Ghana, stessa cosa. Hai capito? Ma come? Ma chi, dove devi andare? Domani e dopo domani, lo sai che c'è? No? Porta neve, che cosa? La neve. La nostra grande padrona di Catania. Ah, domani ah, sì. Sì, lo sappiamo. Mamma mia, ma domani come faccio ad andarci? Ci sarà casino. Ma domani sera ci vado, no, guarda. La mattina no. No, no. Troppo caos. Ah. Troppo caos la mattina. E le scuole saranno chiuse. Ma domani ci vai tu? Noi siamo di Ragusa, non siamo di qua. Ma tu te la vedi in televisione? No, non è una cosa a cui tengo, diciamo. Se andava dicono che fa in mirata. Lo so, me la vorrei vedere la processione, ma qua abbiamo i tempi ristretti, dobbiamo tornare a casa. Se no ce la vedevamo anche noi. Ma sul canale Telecom. Che canale è? Dove la fanno? Su Telecom? E ora, in caso, ci sintonizzeremo. Quindi ci vedremo. Noi ti vedremo in TV forse, perché tu sarai là. Ma domani a che ora vuoi, a che ora va a letto se andate? A mezzanotte. Verso le 2? A mezzanotte. A mezzanotte le 12. Ah, a chi? Io, se vado a letto io a mezzanotte. No, se andate. A San Davide. Ah, è che no, non dice che era fino alle 5, anche alle 5, sì, sì. Detto in after, ragazzi. Bam, bam, bam. Io alle 5. Poi si va a cuccuno e vanno a pigliare attorno e a tornare. C'è l'after. Nanni, parla per Pisano. Parla per Pisano, siciliano. Parla in italiano. Ma ci sei su Instagram? Io? Sì, no. Facebook? Manco. YouTube? Contrario ai YouTube social. C'è il canale di pesca? Io ce la sono su YouTube. E che fai? Che video fai? Video particolare, sono regista, attore, cuoco e animatore. E dacci loro il contatto che... Così hai nuovi follower. Non dire. Follower sono quelli che ti seguono. Sì. Ovvio, non è scritto. Aspetta che me lo segno io. Siamo alla Baita di Rosemary, un ristorante pizzeria che diciamo ci ispirava dove mangiare, ma c'è un problema. Ora Lara sta chiedendo. Aspetta che vediamo se riusciamo a prendere. Sta sicuramente dicendo di no. Ve lo potete sognare, un cane di merda, al massimo lo cuciniamo. Non se ne parla assolutamente. Possiamo andare in altri posti? Sì, c'è quella cosa friggitoria di merda. Possiamo prendere un'arancina al massimo, zaurdi. Via, sempre del rumene. Aspetta che parlo col titolare. Rom. Che possiamo... Saranno gli unici clienti di stasera, che possiamo farli entrare? Per favore. Avanti, dai. Ragazzi. Te la sei cavata, ti do occhietto. Allora, Carbone, hai fatto 37 anni, cosa ne pensi? Davanti a questa bella pizza di una, in una baita catanese, con teste mozzate. È un video? Sì, dici qualcosa. Niente, grazie di esserti sopportato. Sì, infatti, grazie a te Lorenzo che ci hai sopportato. Soprattutto in questi due giorni, Sara, vogliamo dire, salutare. Inserisci e basta, una lacrima sta soccando. Primo compleanno fuori. Ah, fuori, dopo un po' di anni che siamo a casa, non fare niente, ma la spesa è molto sola. Some sort of thing that is better now.
aspetta, a studiare forse tu sta luce. E finalmente è arrivata. L'ultimo giorno la neve ci ha fatto visita nella nostra baita di Nicolosi. Ci sono zero di là. Mi sa che qualcuno è rimasto qua. Allora, va che la neve. Forza, lanciati. Guarda, paura di... Eccolo, il primo passo, un grande passo per un cane. Ecco, subito la pisciata della pietra lavica. Sta esplorando. Cos'era? Ma chi non la neve? Hai visto che te l'ho fatto? Nelly, scusa, Nelly. Allora, Bonfo, come puoi vedere, nevica copiosamente. E la tua macchina è qua. E noi rimarremo in baita. È freddo, CR. Copriti. E così finisce il compleanno di Lara, 33 anni sotto la neve. Ciao Lara. Spostalo di più. Spostalo. Puoi entrare. Dai. Cos'era? Vai. Siamo nel mezzo della bufera. Che cazzo c'è dietro? Mica lo facciamo passare. Cioè sto cazzo. Appena sorpassati dallo spazzanero. Non ero nel cielo. Can camminin spazza cammin. Allegro e felice, pensieri non ha. Spazzo la neve.
Destination San Cristoforo. Mangiato. Sì, nervosi, però non andavo di fuori, io per strada. Raga, la bella buono. Buona. Il paradiso dei vegani. Calmati là. È il tuo compleanno ancora o abbiamo finito di festa? Quindi basta, niente discorso, niente festa. Solamente un'insalata piena di batteri. C'è una casetta piccola così. Mi sono presa delle cornici. Attenti al lupo. Attenti al lupo.